Il più grande investimento italiano sulle auto elettriche sarà localizzato a Mosciano Sant'Angelo, all'interno del distretto abruzzese del Carbonio, dove sorgerà il primo stabilimento di Aera Automobili. Verranno realizzate macchine elettriche di alta gamma e dal design italiano, con l'ambizione di sfidare Tesla sul mercato globale. È una grande notizia questa dell'insediamento di questa fabbrica per produrre veicoli elettrici e di top di gamma. 5 anni fa io presi contatto con questo territorio che stava vivendo il dramma del fallimento di un'azienda importante proprio in questo settore, era l'ATR di Colonnella che produceva telai in fibra di carbonio, quindi un'azienda molto innovativa e avanzatissima che forniva i migliori player nazionali e internazionali del settore. Che 5 anni dopo arrivi un'azienda che mette in campo una fabbrica che produrrà, secondo le intenzioni, fino a 25.000 veicoli l'anno, con centinaia di nuove assunzioni da prevedere da qui a 2 anni e una produzione concreta che sfornerà questi veicoli a partire dal 26, è una grande notizia per il territorio. Inverte anche quella sensazione che si era avuto, soprattutto nella provincia teramana, che l'innovazione, la transizione ecologica, il passaggio verso l'elettrico avrebbe tagliato una parte dell'industria automobilistica del territorio molto legata al motore endotermico, quindi questa presenza crea un'inversione di tendenza e dà anche un respiro importante ai fabbisogni occupazionali del territorio e dimostra quanto l'Abruzzo sia oggi avanti nel processo di transizione nel settore dell'automobile. Sul piatto ci sono circa 540 milioni, 60 per realizzare il sito e il resto per acquisire linee produttive di ultima generazione, sia per Mosciano che presso i partner del progetto. Noi diciamo la prima fase di attività con i due modelli iniziali con cui iniziamo, stimiamo che abbiamo bisogno di circa 500 persone in sito produttivo. Questo si andrà ad aggiungere poi all'atto tecnologico di know-how più avanzato. Inoltre, molte delle forniture saranno in loco, già lavoriamo con delle aziende della regione, soprattutto come dicevo sul lato di carbonio, sia sul lato di progettazione che sul lato di fornitura. Altri 350 milioni verranno spesi in ricerca e sviluppo nei prossimi 3 anni per essere operativi a metà del 2026 con 500 addetti, più di quanti se ne stimavano inizialmente, perché l'azienda ha scelto di internalizzare alcune attività che inizialmente dovevano essere affidate in outsourcing.